Abbiamo il piacere di avere qui con noi Salvatore Marino Iacono, autore del libro Epomeo, figlio di Agarti. Ciao Salvatore. Ciao Giorgio. Un titolo interessante, un po' curioso, potresti spiegarci di cosa parla questo tuo libro? Sì, allora, il libro è una raccolta di esperienze vissute soprattutto in prima persona che partivano dagli anni 90, quindi già da molto giovane, avendo vissuto certe esperienze. Nel 2010 circa ebbi l'idea di raccogliere tutto in un libro e nel 2012 uscì Epomeo, figlio di Agarti. L'idea alla base del libro, oltre quella di raccogliere tutte queste testimonianze, era quella di dare al lettore una primissima idea del contenuto già dalla copertina e dal titolo. Ecco perché Epomeo, figlio di Agarti, si rifà alla leggenda secondo cui l'Epomeo è una delle porte principali di accesso alla Terra Cava e il disegno schematizza il tutto. Interessante, interessante. Tu comunque, quindi credi ovviamente nella leggenda di Agarti, ovviamente, no, perché se no non avresti scritto, ma perché anche hai avuto delle testimonianze, cioè delle prove concrete, no, di questa esistenza, giusto? Sì, allora io adesso posso dirti sicuramente che qualcosa di vero esiste, e sicuramente va ben oltre la nostra comprensione, la nostra tecnologia, ciò che è alla portata della nostra società. Ho avuto modo di fare molte esperienze, ho avuto modo di parlare con personaggi particolari, con persone che comunque hanno avuto a che fare con questa realtà. Quindi, se non vogliamo parlare di Terra Cava, comunque sono sicuro che grosse, immense cavità sotterranee esistono e sono sicuramente abitate. So che vennero anche i nazisti in Italia, proprio a Ischia, no? Perché Hitler era ossessionato dall'esoterismo, dall'occultismo e anche dal mito di Agarti. Puoi dirci qualcosa in merito? Perché tu ne parli nel Certo, tuo libro. ne parlo nel mio libro soprattutto anche adesso con orgoglio perché prima del mio lavoro di questo argomento non se ne parlava per un semplice motivo che io iniziai a raccogliere testimonianze riguardanti persone del posto che ebbero a che fare con i nazisti e con questa loro voglia di cercare questo mitico accesso alla Terra Cava. Quindi iniziai ad indagare su questo argomento e mi resi conto, testimonianze ecco alla mano, che effettivamente i nazisti vennero a Ischia per cercare l'ingresso alla Terra Cava. Quindi tutto quello che tu trovi in internet, in rete, nei vari libri dove parlano di nazisti a Ischia, parte tutto da qui, da questa mia personale ricerca e da queste testimonianze. Quindi è stato un grosso copia e incolla che si sta protraendo ancora adesso, però di base c'è proprio questo, sì, un gruppo di nazisti che effettivamente vennero a Ischia a cercare questo ingresso e lo fecero nella maniera più semplice e logica possibile, avendo a che fare proprio con la gente del posto e chi viveva quelle montagne. Ma tu hai trovato anche dei reperti magari dell'epoca, diciamo girando magari sulla montagna? Guarda, questa base, o chiamiamola così, rientra esattamente nel contesto in cui altre basi sotterranee segrete hanno a che fare con il mito della Terra Cava. Ischia non è da meno. Sicuramente esiste e ti posso assicurare che tra la base militare che attualmente è visibile, della quale si parla ancora oggi, e la base all'interno della montagna, sembra che non ci sia attualmente un collegamento. Cosa che secondo me c'è stata fino agli anni 90, inizio anni 2000. Sembra che adesso le due realtà siano completamente separate, tant'è vero che i militari o comunque il personale con cui ho avuto modo di parlare, negli ultimi anni sono completamente all'oscuro di tutto ciò che riguarda le testimonianze o comunque i fatti legati a questo qualcosa di misterioso all'interno della montagna. Io ti posso dare la mia testimonianza e il mio punto di vista. Ti posso dire certamente che questa ipotetica base esiste e ogni tanto si lascia mostrare in che modo, facendo vedere oggetti volanti che escono e che entrano dalla montagna. Ho capito. Di recente è stato ospite Alfredo Lissoni, che è un ufologo. Io so che Agarti, comunque sia, e il nazismo e l'ufologia sono collegati in qualche modo. Tu puoi dirci qual è il rapporto tra appunto Ischia, Agarti e l'ufologia? Sì, guarda, allora dobbiamo innanzitutto fare chiarezza su un argomento che
di cui si parla pochissimo. Allora, innanzitutto devi tenere presente che esiste una particolare energia che attraversa sia il mondo fisico che il mondo sottile e va a unire tutto il creato, ok? Come in un'enorme ragnatela. Devi immaginare il creato manifesto e non manifesto come un'enorme ragnatela con tutto in collegamento, ok? Quindi quel qualcosa che tu fai e lo fai a favore del creato, automaticamente si riversa su tutto il creato e c'è bisogno necessariamente di una ragnatela sotto forma di energia che unisce tutto, ok? Questa particolare energia nei secoli ha cambiato nome, ha cambiato simbolo, perché le antiche popolazioni cercarono di dare a questa energia un simbolo universale che è la svastica. Niente di più semplice. Ok, quindi ecco perché tu la svastica la ritrovi da millenni in giro per il globo. Okay? Ma non solo, se volessimo estendere questo argomento, potremmo introdurre il concetto dei raeliani. Quando Rael ebbe i suoi messaggi da queste entità extraterrestri, queste entità extraterrestri, tra le varie cose, gli diedero il simbolo della svastica. Ok? E quello è un simbolo universale e multidimensionale perché rappresenta esattamente questa energia. Quindi quando parliamo di questa energia, automaticamente hai a che fare con entità visibili o invisibili che la utilizzano per muoversi tra le varie dimensioni, le varie frequenze, i vari mondi. E anche il nostro mondo ne è pervaso. Ok? Quando tu senti parlare del mito della sirena a Napoli, in realtà stai parlando del rovescio della medaglia di questa energia, perché nel momento in cui si vengono a creare nuove terre abitabili, automaticamente le energie primordiali che abitavano quel posto si spostano per fare spazio a quest'altro tipo di energia. Perché questo? Perché tu, essere umano, devi essere conscio di dover collaborare alla creazione manifesta e lo devi fare attraverso l'amore, ma il tuo amore automaticamente viaggia su questa rete, ok? Quindi i nazisti alla fine non hanno fatto altro che utilizzare questo concetto, questa energia, questo simbolo per portare beneficio alle proprie idee, alle proprie azioni. L'hanno fatto ovviamente scegliendo il lato oscuro del contesto, però tieni conto, come tu ben sai, che il bene e il male sono due cose che alla fine sono legate alla nostra natura umana. Alla fine esiste soltanto un'energia e l'uso che se ne fa di questa energia. Quindi parlare di Agarty, di razzismo, soprattutto ecco, ritornando all'ammiraglio Byrd, quando parlava di nazisti, vide questo disco volante con la svastica, non deve meravigliarci questa cosa, perché dobbiamo eliminare il concetto di nazismo da tutto questo sistema. E ragionare sul simbolo che ci rimane, la croce uncinata, e perché si trova ovunque nel mondo da millenni, e soprattutto perché alcune ecco, civiltà extraterrestri ce lo hanno riportato. Non so se sono stato Sì, chiaro. chiarissimo, chiarissimo. È un simbolo comunque sia ancestrale che precede praticamente il nazismo, poi Hitler l'ha riutilizzato a modo suo, diciamo così, no? Ma anche perché magari è proprio appassionato anche di questa tradizione occultista, o comunque sia legata proprio a tutti questi, diciamo, queste leggende anche orientali, questi miti, questa tradizione, insomma. E da quel che so, tu sei anche stato testimone di diversi avvistamenti ufologici dalle tue parti lì a Ischia. Ne ricordi magari uno in particolare? Sì, certo, sicuramente quello che più mi ha colpito fu un avvistamento che seguì, non so se ricordi, ci fu un periodo a Napoli o comunque nel sud Italia dove si vedevano flottiglie di questi oggetti volanti di colore rosso rubino. Allora, era il periodo in cui conobbi mia moglie, la mia attuale moglie, Danila, che saluto, ed era ancora incredula su questi argomenti, però un mio amico non molto distante da casa mia mi disse: "Guarda, sali sul tetto perché sta passando la flottiglia in questo momento e sta andando in direzione del Monte Pomeo". Il bello è che pioveva, quindi non potevano essere lanterne cinesi. Allora andammo sul tetto io e mia moglie, alzammo gli occhi e vedemmo almeno una dozzina di questi oggetti volanti di colore rosso molto intenso che ci volava in testa, però la cosa bella è che volava tra noi e le nuvole,
durante la pioggia, quindi non erano assolutamente lanterne cinesi, poi mantenevano una formazione, la luce poi era indescrivibile, e andava in direzione del Monte Pomeo. Quindi mi sento di dire che Ischia è tutta un'entrata al mondo interno. Ho conosciuto persone che sono state contattate anche in albergo, non c'è bisogno né andare sulle Pomeo, ecco, questo è quello che di solito dico a chi vuole venire a Ischia per fare certe esperienze. E io leggendo il tuo libro so anche che tu una volta hai vissuto anche un'esperienza, un incontro ravvicinato del terzo tipo, giusto? Esatto, sì, ne ebbi modo di avere questa esperienza direttamente in montagna, ma la ebbi perché la persona accanto a me captò la presenza di questo essere che tra l'altro non faceva neanche tanto silenzio nel bosco, quindi questo fa capire che alla fine quell'essere che si è fatto vedere da noi poteva tranquillamente provenire dalla base che c'è all'interno dell'Epomeo, perché non tutti sanno che in alcune parti dell'Epomeo, in alcune parti del bosco, ci sono quello che noi definiremo una specie di scanner, che sono in funzione ancora adesso. Quando qualcuno cerca di andare lì ad investigare, cercando di avere determinate esperienze, automaticamente questi scanner entrano in funzione e si mettono in moto dei meccanismi alquanto particolari, che cercano di infondere paura per allontanare i malintenzionati. Ciò avviene soprattutto di notte. Abbiamo raccolto parecchie testimonianze al riguardo. Quella fu una diciamo delle tante, perché poi alla fine mi convinsi, dissi: se su un'isola come Ischia, dove esiste una base nascosta all'interno della montagna e comunque deve essere frequentata da numerose centinaia di persone, sicuramente l'isola è piena di entità extraterrestri e non, e quindi applicai l'esperimento che applicò Timothy Good, che ne parlò nel suo libro Base Terra. Anche lì lo feci in maniera telepatica. Detto, sicuramente la percentuale sarà altissima di successo, visto. E infatti ebbi l'opportunità di vederne un altro, perché effettivamente l'esperimento riuscì e si mostrò a me, anche se con l'aspetto umano, però mi diede degli indizi molto chiari e mi fece capire esattamente che lui era uno di questi esseri. Poi alla fine mi sono reso conto che comunque Ischia ne è piena. Quindi il concetto di sperare di vederne uno è andato oltre, quindi non ci penso neanche più. Quindi, da quello che emerge, si può dire che questi esseri hanno magari sia una forma dal tipico grigio, ma possono assumere anche forma umana, giusto? Esatto, sì, tranquillamente. Io quando ebbi a che fare con Héctor Galicia, il famoso contattista messicano, che tra l'altro è un abitué dell'isola, lui mi spiegava che attualmente a Ischia lavorano oltre 300 razze diverse, a una serie di progetti che comunque partono da Ischia ma a beneficio dell'intero pianeta. Quindi anche a lui piace venire a Ischia, avrà i suoi motivi sicuramente, però grazie a lui ebbi modo di fare determinate esperienze molto particolari. Beh, speriamo che aiutino sempre l'umanità nel suo evolvere, no? Questi esseri, speriamo. Sicuramente, sicuramente. Il problema è il libero arbitrio, che non Ma quello bisogna. sicuramente. Questo è il tuo libro, come tu ben sai. Sì, esattamente, cioè. Ma io non ricordo, ci sono altri libri che hai scritto o comunque hai intenzione di Guarda, scrivere altri libri? il libro che hai tra le mani è l'ultima edizione di Epomeo, figlio di Agarti, che fu il mio primo lavoro. Ebbe una nascita abbastanza travagliata, perché inizialmente lo diedi alla Graus Edizioni, purtroppo di Napoli, e purtroppo non vuole pagarmi nessuna percentuale sulle vendite. Da allora mi convinsi che è meglio in questo campo, per quanto riguarda questo genere di lavori, di camminare con le proprie gambe. Quindi partì con l'autopubblicazione e da allora è completamente gestito da me e da mia moglie. Infatti poi grazie a questa decisione siamo riusciti a pubblicare anche altri lavori. Infatti c'è il seguito di Epomeo Fio di Agarti, che sarebbe Ischia Occulta,
dove praticamente affrontiamo determinate tematiche, determinati particolari misteri di Ischia, facendoci aiutare da persone particolarmente dotate, come sensitivi, medium e persone che comunque hanno un certo rapporto con il mondo dell'invisibile. Quindi diamo altre informazioni. E poi ti posso segnalare, per esempio, il mito della Terra Cava Ischia, che incrocia le ricerche del triestino Giulio Graplowitz, il padre della sismologia moderna, che venne a Ischia per studiare e decise di rimanerci. E grazie alle testimonianze che tramandò alla sua famiglia e ai suoi studi, emerse che Giulio Graplowitz è colui alla base della teoria della terra solida che noi tutti studiamo a scuola. Cioè le tre componenti dell'onda sismica furono una sua invenzione, solo che lui prima di morire ritrattò. La componente S, che non attraversa i liquidi, secondo la quale il nostro nucleo centrale dovrebbe essere liquido, in realtà è una sua invenzione. Però lui la ritrattò prima di morire, ma non ebbe tempo di pubblicare i nuovi studi. Rimase il fatto, però, sai, oltre al danno anche la beffa. Questa invenzione delle tre componenti dell'onda sismica gli venne rubata da questo geologo, quindi immagino, un geologo che ha fatto, secondo molti, la più grande scoperta del suo secolo in un campo che non era suo. In realtà gli rubò l'invenzione. Grazie ai familiari del Graplowitz ho avuto modo di poter pubblicare esattamente la lettera di scusa di questo geologo, dove lui dice: purtroppo la macchina della pubblicità si è messa in moto e mi hanno attribuito l'invenzione, non ci posso fare più niente. Però se vai a scavare su internet o sulle pubblicazioni del settore, troverai esattamente che le tre componenti dell'onda sismica in realtà sono attribuite a Giulio Graplowitz, ma siccome lui le ritrattò perché disse: ok, la componente S non attraversa i liquidi, ma ciò non significa che il nostro pianeta ha un nucleo liquido. Infatti c'è il paradosso in fisica c'è il famoso paradosso del nucleo centrale del pianeta. Quindi ci sono tutta una serie di informazioni che non vengono divulgate, ma della quale si conosce vita, morte e miracoli, però per l'opinione pubblica è meglio non divulgare troppe informazioni. Quindi sono entrambe delle teorie, terra cava e terra solida, però per una serie di fattori, chiamiamole anche pubblicitari, la teoria della terra solida è andata avanti per la sua strada. Ma ciò non toglie che all'interno del nostro pianeta possono esistere delle immense cavità, probabilmente abitate, e al riguardo ci sono molte testimonianze. Però consiglio di approfondire la figura di questo scienziato triestino, Giulio Graplowitz, perché veramente ha lasciato molte cose interessanti e soprattutto la cosa che mi fa piacere è che lui alla fine dell'Ottocento si occupò delle stesse tematiche di cui mi sono occupato io da quando è uscito il libro. Già lui parlava di oggetti volanti, addirittura ipotizzava la presenza di buchi spazio-temporali nei cieli di Casa Micciola, o comunque si era accorto di fenomeni strani. Tanto per farti un esempio, non voglio dilungarmi oltre. Immagina che su un bollettino vulcanologico edito da De Rossi del 1881, durante, ecco, il sisma del 1881 che colpì l'isola, in particolare Casa Micciola, vennero avvistati al faro di Punta Imperatore, laddove io ho avuto quelle particolari esperienze, lo stesso fenomeno. Cioè, i pescatori al largo videro uscire dal promontorio di Punta Imperatore una serie di fasci luminosi che uscivano in tutte le direzioni, e il fenomeno, fortunatamente, la testimonianza è stata raccolta ed è stata anche pubblicata. Solo che non inserendola in un contesto, questa testimonianza sembra pura fantasia, ma se tu prendi quella testimonianza del 1881 e la inserisci nel contesto in cui io sono addentro, allora inizia ad avere un bel po' di significato. Tra l'altro, non dimentichiamoci che a largo di Punta Imperatore, ancora adesso c'è un'enorme anomalia magnetica che viene studiata, secondo alcuni ufologi, è da ricercare in una base aliena, base extraterrestre di UFO che c'è in quella zona. Quindi tutto combacia, bisogna soltanto andarsi a prendere i vari pezzi del puzzle nei posti giusti. Certo, questo è sempre il modo migliore, no? Non studiare a scatole chiuse, ma cercare di connettere, di creare un discorso unico, di insieme, certo. Beh, ti ringrazio per la tua disponibilità e per averci illustrato una Grazie a te. fenomenologia tutta italiana, di cui probabilmente non tutti sono a conoscenza. L'ultima cosa, vuoi dare
per caso un consiglio a chiunque voglia magari recarsi a Ischia in cerca di misteri? Sì, allora, innanzitutto vi posso consigliare sicuramente la zona compresa tra il faro di Punto Imperatore, Citara, e tutta la costa che arriva fino in zona Fortino. Perché questo? Perché è la zona dell'isola di Ischia dove la percentuale di avvistamenti USO ed UFO è altissima. Non dico che siamo 7 giorni su 7, ma siamo su 6 giorni su 7. Io la consiglio vivamente. Basta tenere gli occhi alzati al cielo e sicuramente non si rimane delusi. E poi ripeto, dico sempre che Ischia è tutta una zona di particolare. Come accennato prima, ho conosciuto gente che è stata contattata fino anche in albergo. Quindi sicuramente consiglio di fare una passeggiata nei boschi dell'Epomeo, quindi zona Falanga, zona Frassitrelli, ma anche la zona dell'Eremo su in cima. Sono tutte zone particolari, soprattutto al tramonto, perché al tramonto c'è una magia in più. E poi niente, concentrarsi ecco, sul versante meridionale dell'isola, perché è lì che ci sono la maggior parte degli avvistamenti ed è anche quella la zona in cui è possibile vedere questi oggetti entrare e uscire dalla montagna. Stranamente non capita spesso dall'altro lato dell'isola. Io questo lo vedo come un qualcosa legato alle energie del territorio, perché non mi è ancora ben chiaro il perché, ma sembra che questi oggetti volanti preferiscono seguire determinate energie. Qualcuno potrebbe chiamarle ley lines, però è un termine molto riduttivo perché ne esistono di diversi tipi, con diverse caratteristiche, cosa che sto ancora studiando, però penso che siano legate alle energie del territorio, come se loro vedessero e sfruttassero dei corridoi energetici che noi ad occhio nudo non vediamo. Tra l'altro, tu nel libro insegni anche una tecnica telepatica per cercare di chiamare a sé queste entità, giusto? E Sì, cos'è guarda. una specie di mantra, una specie No, di... non è null'altro che l'esperimento di Timothy Good applicato a Ischia alla fine, perché il concetto alla base di tutto è proprio questo. Ischia ne è piena di queste entità, quindi essendo il fattore presente ovunque in questi casi, che è quello della telepatia, allora a questo punto ripetere in testa a mo' di mantra, ecco, se c'è qualche extraterrestre nelle vicinanze si mette in contatto con me oppure si venga a sedere vicino a me, ecco, diciamo, alla fine il limite è la propria fantasia, però è un esperimento che secondo me funziona molto, soprattutto se scegliamo ad Ischia dei posti particolari come quelli che ho menzionato. Quindi è vero che questo esperimento ha un'alta percentuale di successo, però è anche bene andare incontro, quindi favorire l'incontro, favorire il contatto. Certamente non è che è il caso sedersi, che ne so, su una panchina in centro, magari con il gelato in mano e aspettando. Potrebbe succedere, però a questo punto è meglio andare in uno di questi posti, tipo, ne so, Punto Imperatore, Belvedere, che ne so, dell'Epomeo o qualche posto un po' più isolato, ecco. Secondo me è la migliore cosa. E magari è meglio aggiungere se c'è qualche extraterrestre buono, perché non vorrei ritrovarmi Predator o Alien sulla panchina Sì, insieme a ma me. guarda, Scherzo. non è un'osservazione da scartare la tua, perché quando parliamo di basi extraterrestri, tra virgolette, nascosti agli occhi di tutti o comunque all'interno di montagne, si parla sempre di abduction, di rapimenti. A Ischia non è mai successo. Cioè loro stanno là per i fatti loro e anzi abbiamo avuto dei messaggi telepatici grazie a una sensitiva che ci venne in aiuto, dove loro la prima cosa che disse, noi vogliamo essere lasciati in pace, non ci date fastidio, noi siamo qua, voi state là, ognuno fa quello che deve fare. Ma non è mai successo sull'isola, cioè capiscimi, sarebbe potuto capitare in qualsiasi momento, cioè bastava andare in montagna o nei boschi, si creava subito l'occasione, ma non è mai successo, quindi non è nelle loro intenzioni, né tantomeno di coloro che stanno lavorando, ecco, nascosti tra di noi sull'isola, perché ci sono e riceviamo molte testimonianze. Però non c'è mai stato quel contatto tra noi e loro in maniera chiara, in maniera pubblica, posso anche capire, si scatenerebbe il panico. Però chi viene a Ischia sa queste cose. E quindi non sono ostili, quindi.
No, no, assolutamente. Meglio così. Anzi, forse è una garanzia, perché è come se fossimo protetti. Perché fin quando sono qui a Ischia, noi è come se fossimo protetti da loro. Così la voglio, mi piace pensarlo. Meglio, meglio. Bene. Beh, Salvatore, grazie allora per l'intervista, è stata molto interessante e spero che comunque chi l'abbia, diciamo, seguita abbia lo stimolo per poi indagare ulteriormente i fatti di Ischia, magari recarsi anche sul posto, visto che il Monte Epomeo è ricco di fascino e mistero. Quindi ti Grazie. ringrazio e alla prossima. Grazie, grazie. Buona Grazie. giornata. Ciao, ciao.